stato un incontro molto costruttivo con una grande collaborazione da parte delle forze dell'ordine, del questore, del prefetto, proprio per affrontare i problemi fondamentali e strutturali. Io ho detto questo, che sicuramente dobbiamo dare dei segnali forti della presenza dello Stato e della legalità. Se non partiamo da questo presupposto, tutta la progettualità che ne può derivare per l'accoglienza, per la lotta al caporalato, non può avere i risultati che vogliamo raggiungere. Quindi questo è stato il segnale forte che ho voluto portare, ma soprattutto anche di collaborazione da parte del governo per cercare di aiutare le istituzioni locali a risolvere questo problema. Ma il dato fondamentale è che tutto il sistema deve basarsi sulla legalità. Non possiamo più continuare a vedere questa illegalità diffusa che non dà sicuramente un segnale positivo della presenza dello Stato. Ci deve essere più presenza dello Stato. Ci sono degli insediamenti sul territorio foggiano che sono completamente illegali e su quello dobbiamo attivarsi in maniera forte per far vedere che lo Stato c'è e che chi vuole stare in Italia, chi vuole lavorare in Italia lo deve fare rispettando la legalità e le leggi italiane. Stiamo facendo dei passi avanti a livello nazionale sicuramente. Oggi la mia venuta qua è proprio per rendermi conto anche personalmente di come stanno le cose, in particolare sul focus dell'agricoltura, e su questo io porterò le istanze che ho ricevuto qui oggi dal signor prefetto, dalle forze dell'ordine, per capire come mettere sul campo tutte quelle azioni necessarie per dare una mano a questo territorio che amo profondamente, perché io sono originario di San Severo, quindi è la mia terra, e conseguentemente voglio dare una mano fattiva a tutto il territorio. Extra argomento, qui a Foggia c'è fermento per le prossime elezioni? Vediamo, il centrodestra c'è, Fratelli d'Italia c'è, oggi io sono qui in veste istituzionale, però credo che nelle prossime ore farò anche degli incontri di carattere politico. Abbiamo la possibilità sicuramente di fare un ulteriore passo avanti per dare un governo alla città di Foggia forte, ma soprattutto con un collegamento diretto con il governo, con delle idee ben precise, e questo potrebbe essere sicuramente un primo passo anche per le regionali del prossimo anno.